Prima di continuare, dobbiamo prendere tutte le persone di cui abbiamo bisogno. Prima però l'Avenza. Ah, la lista delle sfide che ti ho affidato, l'ho scritta io. È stato arduo disseminare indizi riconoscibili solo da me e non dal falso Dio. Ma grazie a te il mio desiderio è stato esaudito. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Quel segnalibro che ti ho dato prima era per il grimorio delle persone. Me lo ricordo ancora bene. Il tuo trionfo su di noi. Inoltre, so cosa provano per te. Anzi, ora che ci siamo unite, le emozioni sono raddoppiate. Ti amo, mio Trickster. Sei un uomo senza uguali nel mondo. Ah! Ah, bello! Che bello che la Venza è totalmente follemente innamorata di noi. Raoul, vieni con noi. Manchi solo tu alla squadra. Tra l'altro, stavo pensando a Satanael per una sua evoluzione, ma. Non lo so. Volevo mettergli il suo attacco unico, quello lì divino, e amplifica e potenzia divino, ovviamente. Solo che così toglieremo tutte le resistenze e toglieremo la possibilità di critico. Non lo so. Non so se è una buona idea. Per adesso lo lasciamo così. È il momento di tornare indietro. Sono certa che riuscirai a sconfiggere il dio maligno. Buona fortuna. Grazie, Lavenza. E ora che siamo pronti, forza, si va! Ok, muoviamoci! Lo vedete più avanti? Quello è il tempio! È bello sapere che stavolta non ci saranno trappole stronzate del genere. D'accordo, muoviamoci. Beh, che non ci siano trappole, non è detto, Ryuji. È probabile che magari però ci siano qualche piccoli tesori nascosti qui e là. E molto spesso questi tesori sono le ultime armi e gli ultimi equipaggiamenti che possiamo mettere ai nostri compagni. La loro versione è più potente se non hai fatto già le fusioni per le armi. Ma cosa? Che c'è? Avverto qualcosa più avanti. Mi sa che stavolta non possiamo caricare la testa, caricare a testa bassa, eh? Tu che ne pensi, Joker? Avanziamo. È bello che tutti i nemici che appaiono adesso. Attenti! Sono tutti quanti angeli. Nemico in arrivo, sembra pericoloso. Gli angeli di Evangelion. No, angeli normali. Evadere è severamente proibito. Tornate immediatamente alle vostre celle. Coloro che desiderano arrecare disturbo alla società verranno giustiziati sul posto. Sei tu quello che ci sta disturbando. I dissidenti devono essere annientati. È inutile cercare di ragionare con lui. Abbattiamolo e passiamo oltre. Vieni allora. Non mi ricordo chi sei tu degli angeli, Uriel. Benissimo. E non sei debole a niente, ma blocchi la luce, eh? E allora ti debilito io. Voi ragazzi, pensate pure a bombardarlo. Ahia, che male. Oh, ma guarda, hai evocato degli angeli. Non che la cosa mi preoccupi, assolutamente. Uccidili! Mi spiace, i miei compagni sono abbastanza potenti da poterti distruggere da soli. Verità letali! Non ce n'era bisogno, l'ho fatto solo per urlo. Per l'urlo del trionfo, per ricaricarmi. Parapapapara. Pissi, pissi, pissi. Cos'è stato? La città! Cosa sta succedendo? Pare che finalmente si siano resi conto del pericolo. Ce l'hanno messo di tempo! È incredibile, come hanno fatto ad accorgersene soltanto adesso? Da qui in avanti le cose potranno soltanto peggiorare. L'intera città ha smesso di funzionare, se non altro le persone sono ancora vive. Se la gente non reagirà neanche dopo aver visto tutto questo, allora è proprio senza speranze. In ogni caso, dirigiamoci al tempio. Muoviamoci allora. Forse non dovremmo per forza salvarle.
Forse dovremmo lasciarle in balia dei loro desideri distorti. Guardate là! Sono comparse delle guardie. Gli abitanti della città ci hanno riconosciuti. È normale che anche il nemico si sia accorto di noi. Beh, che si facciano avanti. Sto iniziando a carburare. Ovviamente. Non siete un pericolo. Sono troppo potente. Anche per voi angeli. Ma giusto per amor di causa, voglio vedere almeno chi siete. Oh, ma guarda. Chi l'avrebbe mai detto? Siete solo altre pennuti. A cosa siete deboli? All'elettricità e alla maledizione. Magatsu Izanagi! Lo so, grazie. È bello che la musica non smette mai in queste parti. La musica continua nonostante tu vinca, perda. No, perda forse sì, forse si interrompe. Troppo potente anche per te. Allora, prima di avanzare, ovviamente, uccidiamo tutti quanti e cerchiamo un po' di oggetti. Qui, ad esempio, abbiamo un forziere, ma devo scendere. E per scendere basta passare da qui. Eccoci arrivati al forziere. Vediamo che arma ha. O probabilmente ha un equipaggiamento. Una catena di perline. Molto, molto buona lo stesso. D'altronde, questi sono gli ultimi oggetti che troveremo nella nostra folle corsa. Ha senso che siano gli oggetti più potenti che possiamo trovare. Aspettate, rilevo un'altra presenza più avanti. Siete pronti? Assolutamente. La prima volta che sono andato su questa strada, ovviamente alla fine del percorso ho abusato delle carote di Haru. Alte ribelli, non vi permetterò di proseguire oltre. Avanti, sconfiggiamo anche questo. Se ci faremo notare, molta più gente si accorgerà dei ladri fantasma. È proprio quello che vogliamo. Molto bene, allora. Non mi fermerò davanti a voi. Vi combatterò. Tu sei Rafael. E non sei debole a nulla e blocchi la luce, ovviamente. Mandala Magatsu. Lo faccio solo per vedere se sono deboli alle alterazioni. Niente più, niente meno. Ovviamente no. Certo, certo, potenziati pure. Oh, ma certo, fai pure due attacchi in un solo turno. E io intanto ti debilito. Così il tuo potenziamento. Tanti saluti, caro. Concentrati, Han, e poi sparagli in faccia, Haru. Con centro perfetto. Aia, che male. E ora ti debilito un'altra volta. Così non sarai nulla. Oh certo. Prova pure a colpirci col tuo attacco ribassato. Fungo atomico. Perfetto. Tu inferno di fuoco. Ti ho fatto concentrare mica per nulla, Han. 1627. Non male, ragazzi, non male. 21.000 yen. Oddio, piove sangue! Ah! Cosa sta succedendo? Dov'è la polizia? Ehi, quella donna è sparita! È svanita in una specie di nuvola nera! Ma che cazzo, sono fin troppo tranquillo per sta merda. Sono tutti troppo tranquilli per tutto quello che sta succedendo. Allora, vediamo. Passiamo prima da qui. Vediamo se da questo lato c'è qualcosa. Ovviamente no. Partiti dal fondo del barile e rialzati fino al cielo. Questi sono i ladri fantasma. I ladri fantasma che non si fermeranno davanti a nulla. Angeli o dei che siano. Non importa quanto potenti voi siate. Noi non ci fermeremo. Soprattutto perché voglio trovare tutti quanti i vostri forzieri. Sai com'è? Sono pur sempre un ladro. Un pane dell'anima. Ne abbiamo un sacco di quelli. Ed eccoci qua. Un'altra arena di combattimento. Sembra che ci stiamo avvicinando al tempio. E a un altro nemico. Rilevo un segnale potente più avanti. Andiamo allora. Fermi, non vi porto alcun malanimo, figli degli uomini.
Tornate indietro, procedete oltre. Tornate indietro, procedere oltre servirà soltanto ad accorciare le vostre vite. Le mie sono parole di misericordia, non un ammonimento da guardiano. Misericordia, non farmi ridere. Se avessi un po' di misericordia, non faresti mai tutto di questo. Ah, persino ora la vostra risposta è sguainare le armi, detta da quella che c'ha in mano la spada. Quale barbarie! Non ho alternative. La condotta della progenie mi richiede assoluzione e castigo. Vieni a me, Angelo. Tu chi sei? Gabriel. E ovviamente non sei debole a nulla. E allora? Permettimi almeno di concentrarmi per poterti attaccare meglio. Era ovvio che gli angeli fossero resistenti alla luce, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Quell'attacco è una stronzata. Quell'attacco è una vera merda, perché ti dimezza gli HP. Certo, non ti uccide, però, ehi, è sempre fastidiosa. Forse non serviva che facessi concentrare Han, però, ehi. Aia, che male. Vediamo, come posso attaccarti? Come posso attaccarti? Perché no? Satana, glaciazione! Per uccidere un angelo ci vuole il signore dei demoni. Han, finiscila pure tu con le fiamme dell'inferno. Oh certo, prova tutti gli attacchi che vuoi. Oh, non c'è stato neanche bisogno di provare ad attaccarti, sei crepata da sola, brava. Aiuto! Qualcuno sa dove è finito il mio amico, era qui accanto a me. No, una persona è sparita proprio davanti ai miei occhi. Aiuto, qualcuno ci salvi. Ah, era un uomo. Pensavo che era sempre la signora così. Non mi sorprende che ci siano così tanti nemici potenti qui. Già, anche se non sono veri servitori di Dio, sono all'altezza di quel soprannome. Chissà se le persone in città stanno bene. Lo spero. Con quello che sta succedendo a questo mondo, nessuno è più un estraneo per noi. Già, è per questo che non possiamo perdere. C'è solo una cosa da fare. Continuare. Ben detto, Lady Anne. Proseguiamo. Guardaci, sempre vicini alla luce di Dio, eh? E allora? Anche i suoi servitori dovranno perire. Altro nemico più avanti? Dobbiamo solo continuare a salire, ci siamo quasi! Non sarà così facile. C'è un altro di quegli angeli più avanti. Si trova poco dopo questa rampa. Ma cosa? I valori sono fuori scala! Probabilmente perché è il guardiano finale. Credo che sarà il più potente di tutti. Allora, Joker, secondo te possiamo farcela? Assolutamente. Sarà Michael o Michael, il grande angelo guardiano. Una catastrofe. Mai avrei previsto lo sterminio degli altri arcangeli per mano vostra. Resto il solo. Vorrà dire che tu sarai l'ultimo a mettersi sulla nostra strada. Osate distruggere il sovrano che voi stessi avete richiesto. Quale arroganza, gli uomini. Non tutti desiderano essere governati da quell'affare. Bramate la libertà, vi compiacete della diversità. Da sempre gli uomini falliscono nel tentativo di porre fine alla conflittualità nata dalla libertà. Ora desiderano un sovrano forte. Sulla base di quale giustizia osate ostacolare quel desiderio? Come se esaudire quel desiderio fosse qualcosa di giusto. Come puoi dire che le persone sono libere se sono imprigionate in quella specie di mondo corrotto? Quando qualcuno perde la via, è compito nostro aiutarlo a ritrovare la lucidità. Dunque siete pronti a profanare tutto ciò che è sacro, pur di conseguire i vostri ideali. Non vi è alcuna salvezza per voi. Vieni, Michael. Tu, angelo finale. Che poi quali fanno? Indistruttibili, supremi, resistenti a tutto e assorbono la luce. Poi li usi e hanno le loro debolezze, ma vabbè, quello sono dettagli, no? Caricami! A lot! Oh, giusto, dovevo curare Noir, mi sono dimenticato. Vabbè, debilitalo!
Panther, tu concentrati pure. E tu, Noir, se non ti dispiace, colpiscilo pure con un attacco psichico. Ahia, che male. Oh, ma guarda, altri angeli. Sai, vero che quei piccoli piccioni non ti salveranno, vero? Assautobi! Ed ecco perché ho messo Discepolo Sagace. Quei critici fanno solo che bene a noi. E il guardiano finale è stato distrutto. La strada verso il tempio è libera. Adesso basta con quel cazzo di Santo Graal e le sue merdate. Andiamo. Eccoci. Non avverto altri nemici nelle vicinanze, Joker. Probabilmente non avremo altre occasioni per prepararci. Non possiamo perdere ora. Dobbiamo affrontare la battaglia finale senza lasciare niente al caso. Hai ragione. Qui è l'unico punto dove possiamo salvare sul percorso. Non c'è più musica, solo silenzio. L'obiettivo finale è proprio di fronte a noi.